cambiare l'olio, devi comprare un nuovo filtro, un detergente precambio e un bidone per l'olio. I prodotti e i componenti necessari li trovi nella descrizione del video, assieme a un link per sapere quale e quanto olio ti serve. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il tappo di riempimento dell'olio. In tal modo, quando sarà il momento, l'olio uscirà più rapidamente. Prima di ogni cambio dell'olio e prima di svuotare il filtro, ti consigliamo di aggiungere al motore un detergente pre-cambio. In tal modo potrai sgrassare il motore ed eliminare i residui più ostinati, ridurre il consumo di olio e di carburante e ridurre anche le emissioni inquinanti in previsione di un controllo tecnico. Prima di usare il detergente, lascia l'auto in marcia per 5 minuti, perché l'olio sia un po' tiepido. Poi aggiungi il prodotto e lascia in moto per 10 o 15 minuti, col motore al minimo. Dopo aver aggiunto il prodotto, non devi guidare, quindi cambia l'olio subito dopo. Per svuotare il filtro dell'olio, bisogna prima sollevare la parte anteriore dell'auto, per accedere al bullone del serbatoio dell'olio. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare la nostra guida sollevare l'auto in sicurezza. Adesso puoi rimuovere il basamento di plastica, se c'è, e accedere al bullone del filtro dell'olio. Sblocca il bullone del filtro dell'olio usando una chiave a bussola con bussola a brugola da 12. Poi finisci a mano. Stai attento sugli ultimi giri di vite, perché l'olio potrebbe uscire di colpo. Preparati in anticipo con il bidone collettore. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda il video come costruire un contenitore di liquidi. Fai uscire l'olio per 10 minuti. Rimonta il tappo a mano. E finisci di stringere usando una chiave a bussola con brugola da 12. Quando cambi l'olio, devi cambiare anche il filtro. Al filtro dell'olio si accede da sotto. Per evitare di far colare l'olio rimasto nel filtro, mettici sotto il contenitore di recupero. Sblocca il filtro dell'olio. Se non riesci a sbloccarlo a mano, puoi usare una chiave per filtri. Se non ce la fai, guarda la nostra guida Sbloccare il filtro dell'olio. Quando esce, giralo verso l'alto per evitare di spandere l'olio. Prendi il nuovo filtro e confrontalo con il vecchio. Ungi leggermente la guarnizione dalla parte su cui si avvita. In tal modo eviterai che il bullone faccia troppo attrito sul blocco motore, il che potrebbe compromettere la tenuta stagna. Riavvita il filtro fino a che non tocca. A quel punto afferralo bene e stringi per mezzo giro. Adesso bisogna rimettere l'olio nel motore. Questa operazione va svolta con molta attenzione e precisione. Per cominciare, rimetti a posto il basamento, poi rimetti al suolo l'auto, perché la verifica del livello dell'olio va fatta con il veicolo orizzontale. All'inizio mettici il 90% della quantità necessaria, in tal modo potrai tenerti un buon margine per correggere il livello. Nella descrizione del video trovi la quantità esatta necessaria per la tua auto. Chiudi il tappo. Accendi il motore e lascia acceso per 30 secondi, così il filtro dell'olio si riempirà. Estrai l'asta di controllo dell'olio e puliscila. Rimettila
estraila e controlla il livello dell'olio. Il livello ottimale è vicino al massimo, ma attenzione a non superarlo. Regola il livello misurato fino ad arrivare a quello ottimale. Operazione conclusa.